andrò a Dallas in Texas. Vado a Sandy Hook, che è vicino a New York. Patto con Intercultura e vado in Ohio. Di questo viaggio mi aspetto intanto di migliorare l'inglese, che è uno dei motivi per cui ho scelto l'America. Oltre, vabbè, la parte più banale, ovvero la lingua, imparare bene l'inglese, anche crescere e maturare, riuscire a affrontare i problemi in maniera più matura e da solo, senza aiuto più dei miei genitori. Ascolterò rock and roll, che penso che sia il manifesto degli Stati Uniti. Aspetto la realtà americana che ho sempre visto in TV, anche se so che probabilmente sarà molto diverso. Sono abbastanza emozionato, forse l'ansia inizia un po' a salire in queste ultime ore, però non vedo l'ora di essere là e conoscere l'ambiente e la famiglia. Fare nuove esperienze, anche perché andando vicino a New York potrò visitare la città stessa. E penso che questi scambi culturali sia molto importante proprio per aiutare il dialogo tra le nazioni, perché battere barriere in questo periodo è sempre più importante.